bisogno un bambino o una bambina qua sul palco per fare un gioco. Chi può venire? Dai, una bambina, non c'è? Da questa parte ho sentito qualcuno. Sì, 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 nanna, nascere, oh. Wow, wow, sì, 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 c'è la bozzolo. No, no, bozzolo no. Ciao. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Annalisa, ma mia mamma mi chiama Piantala. Te come ti chiami? Io mi chiamo Etabeta. Etabeta, Eta è diminutivo. No. Come un mio amico che si chiama Gaetano, io lo chiamo Gay per risparmiare l'anno. Ah, vedi, se risparmi nella vita, bisogna risparmiare. Io sono una bambina, ma sono acido. Cosa fai? Cosa fai? Sto sulle mutandine di Hello Kitty, ogni tanto il baffo va dentro. Ho capito, però non si fa, ci sono le persone. Meno male che non ho messo le mutandine con su Pinocchio. Ah, no, se no. Sennò camminavo, dicevo le bottiglie, ecco, più dicevi più camminavi male. Te sei un mago? Sì, un mago sono. Acido, erba, fa venire il magone allora. Eh sì, anche il grosso magone. Sei grosso, sei bravo, mi scappa la cocca. No, no, vabbè, ma non qua, viva dopo. Sapete una chiavetta USB che la scarico? Una 14 GB, la metto dentro, la scarico, poi la metto nel computer e vediamo le figure di me. Ma tante, perché qua mi sta facendo stasera. Che ridere che mi va. Sai che mia zia Olga va insieme al sindaco Giuseppe a cimitero? Ma dai, anche la zia Olga. Sì, l'ho vista che scavalcava. Non so, di sera andava, anche di sera. Sì, di sera, perché lui fa parte della giunta. Ah, e allora quindi? E mia zia dice che è giunta. Giunta? Acid'erba. No. Allora, io vado a scuola. Oh, che classe fai? Faccio la quarta elementare. Ah, caspita. Però adesso stiamo studiando le poesie. Oh. L'albero cui tendevi la pargoletta a mano non era il verde melograno, ma era il misero di verità. No, ma non si dicono così. Ma non si dicono, non è così la poesia, dai. Che ridere che aveva questo. Lo so, però non si dicono. Non lo so, yeah. Che succede? So fare le voci. Ah, sì, dentro. So imitare anche il gabbiano. Ma va, come fa? Oh, oh, gabbiano felice. Oh. È bello. Gabbiano triste. Gabbiano arrabbiato. Culo. Se quello è arrabbiato, è meglio. Basta fare anche Celentano. Ma dai. È forte, ragazzi, una cosa fantastica. Se andiamo a guardare, è qui. Bacchi, forte. Sono bravo. Bravissimo, un applauso, troppo brava questa bimba. Ma dove hai imparato? Complimenti. Io vivo con mia nonna ha 106 anni. Caspita. E si è rifatta il seno. Con la pelle avanzata abbiamo rivestito i sedili della panda. Ah, vabbè. E c'è un po' l'avanzo. Adesso abbiamo il sedile di guida con i capezzoli. Vabbè. Quando fa freddo il sedile rincisce, rigidisce, perché è freddo. Freddo fa. Ma lo volevo ieri. Guarda, ieri. Dai. Esci da questo corpo, prima, esci. Non vado di corpo. No, basta, ma non c'è bisogno. Mi sta con la tacca, mi ha detto che ci vuole il limone, ma mi scivola, eh. Ma no, limone, devi spremere il limone, non... bisogna spremere. Sì, si prende, si apre e si mette nel bicchiere. Meno male che non ho messo l'ananas. Infatti, se no devo lasciare fuori il ciuffo. Infatti, è casino quello. Io ho sgridato mio papà e mia mamma. Ma no, perché? Perché ho guardato dal buco della serratura della loro camera che non si fa. Non si fa, no. No, sei ancora piccola. Poi sono usciti e gli ho detto bravi, bravi. E poi mi sgridate a me che mi succhio il pollice. Ma cosa c'entra? Non lo so, aveva il microfono mia mamma, tipo quello lì, però era beige. Ah, tipo quello lì era beige. Ma cantavano, sì, si allenavano a karaoke, penso, non lo so. Allora, mia mamma mi ha portato a Saint-Tropez. Oh, bel posto. A Saint-Tropez c'è una spiaggia di nudisti perché mio papà e mia mamma sono naturalisti. Ah, bello. Fanno nudismo perché loro ci credono. Allora io in spiaggia gli ho detto... Ma papà, perché ci sono tanti che hanno il coso così e tanti il coso così? Mi fa, quelli col coso così sono i ricchi, quelli col coso così sono i poveri. C'è una distinzione. La mia mamma non si trovava più, allora sono andata a cercarla perché mio papà era preoccupato. Fatto bene. Sono tornato e gli ho detto, papà, non ti preoccupare, la mamma sta facendo diventare un povero ricco. Sì. E il ricco gli sta ciucciando tutti i soldi. Ma dai, che brava! Sono stata brava,
che ho trovato. Sì, brava, era meglio che stare ferma, però. Ma i bambini sono tremendi. Appunto, ma anche te, basta, non fare così. Mi scappo. Dai. Vuoi un pezzo? No, sì. Se fai la raccolta, ma no. La cacca dei bambini è innocente. Lo so, però, oddio. Sai. Mia sorella voleva sapere come siamo nati. Io ho detto, non lo so, vai a chiedere. È andata dall'Olimpia. Sì. E l'Olimpia gli ha detto, una cicogna ti ha portato e ti ha lasciato fuori dal giardino di casa. Poi è andata dal sindaco Giuseppe e gli ha detto, sindaco Giuseppe, e gli ha detto, un gabbiano ti ha portato fuori dalla porta. Poi è andata dal Franco e il Franco gli ha detto, un bellissimo falco ti ha portato. Un altro. Poi è venuta da me. E gli ho detto, hai capito come siamo nati? Lei, no, so solo che gli uccelli erano tanti. Vabbè, erano diversi, ognuno. Sì, perché poi c'è la cicogna che arriva, poi rientra, dopo rientra nel pigiama. Allora, hai visto che c'è un moscerino dolce? Un moscerino. Moscerino. Senti, ascolta, io c'ho il naso a patata, però è meglio avere il naso a patata che la patata a forma di naso. Sì, è vero, sennò è preoccupante. Che giochi fai? Ma li giochi. Guarda, ad esempio, vedi, io c'ho questo qui che è una bacchetta magica. Tu la prendi e fai la magia, tieni. La prendo e dai per la magia. No. La prendo e faccio la magia. No, basta prendere e fare così, e tac, dai un colpettino secco. Ah, prendere e fai la magia. Ok, va bene, fa niente. Testa di cazzo. Guarda, no, bambina, vieni qua, non si dice quelle cose. Guarda, perché sei stata brava, io ti do un bellissimo fiore. Un bellissimo fiore. Così almeno sei contenta che... Mi è caduto. Qui si vede che c'è vita. È come quella del sindaco. Sì, ogni tanto lo giungo, capita, quindi... Che se ne esco dal vetro. Sì, ti conviene, perché qua non so se ci conviene. Ma è mio amico Giuseppe, ci mancherebbe altro, Io ce la San Carlo, la patatina. Sì, buona. Se la metto sotto il sole diventa fritta, C'è anche la sorpresa sotto. Ma che sorpresone? Ma lo voglio io, ma se me ne cosa ti viene dentro? Qualcosa dentro di particolare? Ho visto un elefante che con la proboscide ha aperto il frigo.